Aspetta, aspetta, hai sognato che Shaw era vivo? Chuck, ma l'hai visto morire, giusto? Glielo hai controllato il battito? Beh, è caduto nel fiume. È caduto nel fiume? Allora certo che è vivo, hai mai visto un film di John Carpenter? Senti, mi vuoi aiutare oppure no? Non posso dire niente a Sara finché non ne ho la certezza, perché lei ha avuto... Una storia con lui, sì, me lo hai detto. Chuck, il problema è che se è vivo sa tutto di lei, sa tutto di te e sa tutto di me. Dove lavoro? Dove abito? Dove mangio? In quali bagni vado? Dove dormo? È proprio per questo che dobbiamo trovarlo. Dobbiamo capire che cosa ha in mente, ma prima devo verificare un paio di cose. Mi raccomando, che rimanga tra me e te. Solo tra me e te? Ok, non c'è problema. Ho controllato tutti gli alias conosciuti di Shaw. Nessuna attività dopo Parigi. Non ci resta che provare con l'agente Walker. Perché? Perché? Perché ha un'intima conoscenza di Shaw. Credo che intima sia una parola un po' esagerata. Se ripensa a tutti i posti dove è andata con Shaw e a tutto quello che hanno fatto, potresti avere qualche flash utile. A te andrebbe bene, Chuck. Beh, certo. Certo, perché non dovrebbe. Allora, cosa avete fatto esattamente tu e Shaw quando eravate a Washington? Casey, non facevano altro che riunioni tutto il giorno, tutti i giorni. Era un viaggio puramente spionistico, solo dovere, niente piacere. Ecco, Walker, ho qui la ricevuta di un ristorante sul mare chiamato Le Jardin. Due menù degustazione dello chef, un paio di bottiglie di Pinot. Io non lo chiamerei dovere. Casey lavora al Baymore. Sara vive con te. E questo è un cavo per la sorveglianza attiva, d'accordo? E il tuo computer è ancora collegato col mainframe della CIA. Quindi ripetimi, Charles, che non sei coinvolto in nulla di pericoloso, che non sei una spia. E va bene, faccio qualche lavoro di analisi per la CIA di tanto in tanto. È un lavoro d'ufficio, non faccio altro che spulciare carte. Charles! Sto seduto a una scrivania, immetto dati un paio di volte al mese, niente di pericoloso. E questo appuntamento di stasera? È solo una serata fuori con la mia ragazza, non hai niente di cui preoccuparti. Sono solo un analista. Ti si sono sturate le orecchie. Sta tornando! Papà! Solo un analista, L'ho chiamato il governatore, perché governa l'Intersect, più o meno. Col passare degli anni ho capito che, esattamente come un computer, l'Intersect può surriscaldarsi. È questo che mi sta succedendo. Vedi, il tuo cervello è come un circuito. Quando hai dei flash, rilascia una certa quantità di energia. Se non venisse controllato, potrebbe portare alla demenza e alla pazzia e forse alla morte. Ma ho provato ad aggiustarlo e questo è il meglio che sono riuscito a fare. Vedi, questo comanda la mia rete neurale e aiuta a controllare il potere dell'Intersect, proprio come un pacemaker farebbe per il cuore. E potrebbe funzionare per la versione 2.0. Beh, non potevo ancora dirti niente perché dovevo tornare a casa per assicurarmene. Ma sì, Charles, funzionerà. Te ne farò uno. Sei mio figlio e hai scaricato l'Intersect proprio per lo stesso motivo per cui io l'ho creato, aiutare la gente. Se vuoi essere una spia, farò tutto il possibile perché tu diventi l'uomo che vuoi essere. Grazie.